18 vittime nei primi 7 mesi dell'anno, gli infortuni totali denunciati in aumento di oltre il 40% rispetto al 2021. In Calabria, sulla scia dei dati nazionali, il trend delle morti bianche è sempre più preoccupante. Come invertire questa rotta? Sì, effettivamente diciamo che nessuno ci aiuta per invertire questa rotta, perché effettivamente gli incidenti aumentano tutti gli anni. Infatti adesso, già nel 2022, in Calabria sono il 43,8%. L'ultima vittima ieri a morire sul trattore su cui stava lavorando nelle campagne del Cosentino, un uomo di 43 anni, lascia una moglie e due figli piccoli. Nel comparto agricolo, secondo l'INAIL, i rischi sono dietro l'angolo: mancato rispetto delle norme di sicurezza, mezzi vecchi, terreni impervi, le principali cause, troppi i lavoratori sfruttati, tanti gli invisibili. La piaga del lavoro sommerso è preoccupante anche dal punto di vista degli infortuni sul lavoro, spesso non vengono denunciati nemmeno. Addirittura gli infortuni alle volte passano come semplice malattia. Dal 1943 l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro tiene la barra dritta sulla sicurezza. Il 9 ottobre è la giornata nazionale come momento di riflessione e testimonianza. Quanto senso ancora parlare di prevenzione e formazione anche come fa l'ANMIL in tutta Italia? Abbiamo costituito da un paio di anni la scuola di testimonianza nelle aziende. Nel sud queste cose ancora non è partita, perché le aziende non ci prendono in considerazione.